Il film è già iniziato. Questa ragazza, mia concittadina, palermitani nel mondo, un giorno ci abbiamo conosciuto, abbiamo parlato di Palermo, via Lancia di Brolo, sì, di via dell'Uditore. Ti ho raccontato una storia. Dove si nascondeva Iggio, si nascondeva. Ti racconto questa storia, cara Giussi. Anni fa ero un ragazzo, era il tempo che eravamo comunisti, e avevo un amico, Fabio, che aveva un'amica e che la madre abitava a via Notobartolo. Dice, dobbiamo andare a una festa. Dice, dov'è questa festa? Dice, la festa sta alla circonvallazione. Continuava ad andare con la macchina, ci accompagnava la madre. A un certo punto si continuava la strada. Dice, ma dov'è? Improvvisamente la madre, signora borghese di via Notobartolo, dice, ma questa è la noce. È come simmetrico a quando nel film Apocalypse Now, quello gli dice, capitano, ma lì è Cambogia, ti ricordi? Sì, me lo ricordo. Giussi Catargo, amica mia. Amica tua, vero? Le voglio bene, le dico anche cose brutte spesso. Terribili. Le hanno fatto fare la madre di Santa Rosalia, invece devono farti fare Santa Rosalia, cugina di Santa Rosalia. La cugina va bene, il fratello, froce di Santa Rosalia. L'altra cugina, tutte te devono far fare. E invece ti hanno fatto fare solo la madre di Santa Rosalia. Pur essendo tu bella ragazza. Poi c'è questi colori molto palermitani. Benissimo, vuoi dire qualcosa? Che cosa devo dire? Niente. Un bacio. Ci abbiamo incontrato qui per caso. Così, per caso. Dice, ma chi è questa Monteverde, bella ragazza che, a Roma, mi saluta? Avevi l'occhiale da sola, avevi. Va bene, ti voglio bene. Pure io, più giù. Giussi Catargo. Giussi Catargo. Ah, che Giussi con la I. Mi raccomando, quelle sono cose brutte quando ci mettono la Y. No, per carità. No, Giussi normale. Giussi normale. Normale sono.